Nel mese di settembre, Sony arricchisce l'offerta del suo PlayStation Plus con una serie di titoli davvero interessanti, tra cui segnaliamo Infamous Second Son per PS4 e Rigs per PlayStation VR. A tutti gli abbonati, insomma, il servizio propone un catalogo piuttosto ricco di prodotti di qualità. Scopriamo insieme tutti i giochi del PlayStation Plus di settembre. Sviluppato dal team Sucker Punch, Infamous Second Son è uno spettacolare action game open world in terza persona ambientato a Seattle, città in cui il governo dà la caccia ad alcuni bioterroristi conosciuti con il nome di Conduit. Il giocatore vestirà i panni di Delsin, un ragazzo che nel corso dell'avventura entrerà in possesso di poteri sovrannaturali di diversa natura. Sulla base del nostro comportamento, varieranno alcuni potenziamenti delle abilità principali e persino intere sezioni della trama che influenzeranno anche la conclusione della storia. Al netto di qualche difetto legato alla mole contenutistica, Infamous Second Son resta un gioco solido e avvincente, dotato di un comparto grafico impressionante. Il secondo titolo di settembre per PlayStation 4 è Child of Light, un gioco di ruolo realizzato da Ubisoft che racconta le avventure di Aurora, intrappolata nel mondo di Lemuria. La nostra protagonista farà la conoscenza di personaggi bizzarri e nemici temibili e dovrà affrontare numerose sfide prima di poter far ritorno alla corte del padre. Il gameplay è un intrigante mix fra un platform in 2D e un JRPG, caratterizzato da un sistema di combattimento a turni dinamici che premierà la velocità e il tempismo del giocatore. Child of Light si caratterizza non solo per una storia raccontata completamente in rima, ma anche per un reparto grafico e artistico meraviglioso. Pubblicato lo scorso anno come titolo di lancio per PlayStation VR, Riggs Mechanized Combat League è uno sparatutto multiplayer in prima persona in cui dovremo pilotare mech armati di tutto punto, all'interno di match adrenalinici e competitivi. Durante gli scontri acquisiremo sempre più abilità con cui sbloccare nuovi equipaggiamenti. Potremo anche riunirci in una squadra insieme ai nostri amici e affrontare avversari provenienti da tutto il mondo, dando vita a battaglie ad alto tasso di spettacolarità. Su PlayStation 3 arriva Track Racer, particolare racing game in cui ci metteremo al volante di un camion che sfreccia a tutta velocità, con l'obiettivo di seminare gli avversari e ottenere la vittoria. Guideremo su un totale di ben 48 piste, pilotando veicoli che possono sia essere distrutti integralmente, sia personalizzati in ogni loro aspetto, dal motore alla vernice. I giocatori che preferiscono le avventure single player avranno l'opportunità di dedicarsi alla modalità campionato, mentre chiunque voglia misurarsi in prove più ardue potrà affrontare una modalità multiplayer competitiva online o locale in split screen. Sempre su PlayStation 3 troveremo anche Handball 2016, simulatore di palla a mano che include tutte le 68 squadre dei tre principali campionati europei. Il gioco è dotato di un intuitivo sistema che comprende 24 schermi tattici di difesa e di attacco, con i quali farci largo tra i tornei più prestigiosi. Come da tradizione per ogni sportivo, anche in Handball 2016 potremo sfidare sia l'intelligenza artificiale, sia giocatori in carne ed ossa, creare il nostro atleta personalizzato e gestirne l'evoluzione nella modalità carriera. Hateful Boyfriend è senza dubbio il titolo più insolito del PlayStation Plus di settembre. Ci troviamo di fronte a un'avventura grafica in cui vestiremo i panni dell'unica allieva umana all'interno di un istituto per piccioni. Nel corso dell'avventura non mancherà inoltre l'opportunità di instaurare relazioni sentimentali. Esattamente come succede nei capisaldi del genere, anche in Hateful Boyfriend sarà data molta importanza alle nostre scelte, che modificheranno in maniera radicale sia il rapporto con gli altri pennuti, sia la conclusione della vicenda. We Are Doomed è uno sparatutto 2D a scorrimento orizzontale, in cui l'obiettivo principale consisterà nello spazzare via quanti più nemici possibili ed evitare al contempo gli attacchi degli avversari. Privo di qualsiasi velleità narrativa, We Are Doomed propone un tipo di esperienza spiccatamente arcade. Oltre alle classiche ondate, potremo mettere alla prova le nostre capacità nella modalità all'infinito, nella quale sopravvivere lungo le varie ambientazioni, mentre veniamo bersagliati da uno sciame senza fine. Si chiude così l'offerta di settembre del PlayStation Plus. Buon divertimento a tutti gli abbonati.